Sì, è un riconoscimento dovuto, importante, e dobbiamo ringraziare veramente tutta la politica calabrese, perché all'unanimità hanno votato per l'istituzione della legge sulla riserva delle Valli Cupe. È un obiettivo per tutta la Calabria, per questo comprensorio sarà una grande opportunità di sviluppo sostenibile. E quindi auguri a tutti noi, a tutta la Calabria e alle Valli Cupe. È stato fatto un gran lavoro però. Grazie a te, grazie a chi ha avuto, come dire, l'intuito di comprendere che qui c'era l'opportunità di fare delle cose. Oggi raccogliamo i frutti e sono contentissimo io di averli raccolti. È la prima legge regionale che istituisce una riserva in Calabria dopo la legge del 2003, la legge che istituisce le riserve naturali. Per la verità io sono solo uno strumento, perché gran parte di questo lavoro lo hanno fatto questo meraviglioso gruppo che a Sersale opera da anni e che ha saputo inventarsi e creare sul territorio, perché il territorio purtroppo è un dono della natura, un dono di Dio quello che vi è in questo territorio, ma c'è bisogno di gente che l'ha saputo valorizzare. Quindi questo gruppo che ha inventato Valli Cupe, soprattutto il merito va ad un agronomo eccellente come Carmine Lopia e soprattutto a tutti quelli che hanno riempito di contenuti un esperimento che, io mi permetto di dire, se venisse imitato, emulato da tante altre realtà, potrebbe essere il vero volano di sviluppo che può creare occupazione in Calabria.